89. Tutta l'Italia si prepara a celebrare i 20 anni della caduta del muro di Berlino, con mostre, performance ed uno spettacolo evocativo, nonché manifestazioni, le più importanti a Roma e a Milano. Tra poco ne parleremo, però voglio chiedere subito al ministro della gioventù Giorgia Meloni, il ministero, che cosa pensa di fare, cosa sta organizzando. Dunque, noi stiamo lavorando su diverse iniziative su tutto il territorio nazionale, e sono iniziative che un po' ripercorrono anche l'attività del Ministero della Gioventù e dall'altra puntano a raccontare e trasmettere alle giovani generazioni che cosa è stato il muro di Berlino e il significato enorme che ha avuto il crollo del muro di Berlino, la rinascita dell'Europa. Mi vengono in mente due iniziative, una che si celebrerà a Roma in collaborazione con il Comune di Roma e che vedrà diversi esponenti di rilievo del mondo della politica, della cultura, dello spettacolo, leggere alcune delle lettere che scrissero i protagonisti che hanno vissuto gli anni interminabili della divisione tra Berlino Est e Berlino Ovest, e di questa manifestazione parleremo adesso con il curatore Daniele Cipriani. Abbiamo in collegamento Daniele Cipriani, che, come ha detto il ministro Meloni, è il coordinatore di questa manifestazione a Roma. Cipriani, buona giornata, benvenuto a Radio Gioventù. Buona giornata a voi, saluto il ministro Meloni. Buongiorno. Allora Cipriani, ci dica meglio come si svolgerà questa iniziativa a Roma. Ma allora saranno sabato 7 di novembre dalle ore 19.30 alle 22.30 ai mercati di Traiano, ai musei dell'area archeologica, e saranno 4 appuntamenti da 28 minuti ciascuno. 28 è un numero simbolico un po' per ripercorrere 28 anni della durata del muro di Berlino. E gli interventi saranno letture, momenti di danza, visual art, momenti di musica. Ecco, come diceva il ministro, principalmente ci saranno queste lettere di gente comune di Berlino Est che abbiamo selezionato negli archivi di Stato di Berlino, e abbiamo trovato della documentazione incredibile. Cioè delle testimonianze vere di gente che ha vissuto questa tragedia del muro per ben 28 anni, e quindi ci saranno testimonianze di mamme che hanno visto togliersi i propri bambini, di mamme che hanno partorito in carcere. Mi permetta, Cipriani, o ragazzi di 16 anni. Sì? No, volevo dirle, ma so che nell'iniziativa di Roma ci saranno dei volti noti dello spettacolo e non solo, che leggeranno queste testimonianze che lei ha appena citato. Ci può dire qualche nome? Ma oltre la preziosa presenza del ministro Meloni, ci sarà Raul Bova, Vittoria Cappelli, Emilio Carelli, il direttore di Schedigi24, l'onorevole Concia, Domenico De Masi, Stefano Dominella per la Mota, Alma Manera, Fioretta Mari e la principessa Mafalda von Essen, che è la nipote di Mafalda di Savoia, la principessa che fu uccisa nei campi di concentramento. Senta Cipriani, grazie per questa collaborazione. Noi tenteremo grazie adesso nel corso di Radio Gioventù di leggere una di queste testimonianze, appunto, di cui sarà protagonista anche il ministro della Gioventù Giorgia Meloni. E possiamo ripetere dove si svolgerà e quando questa iniziativa? Sì, allora il 7 novembre ai mercati di Traiano, dalle 19.30 in poi ci saranno questi 4 appuntamenti. A Roma, chiaramente. Grazie Cipriani, buona giornata. Ci si sente, ci si vede il 7 novembre. Allora, grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Bene, ministro Meloni, sarebbe interessante quindi iniziare a chiedere anche l'attenzione da parte del pubblico di Radio Gioventù, la lettura di questo brano, uno dei tanti che sarà letto in questa iniziativa di cui ci parlava Cipriani, che si svolgerà il 7 novembre a Roma. Questo racconto è il racconto di un padre detenuto politico per il reato di fuga della Repubblica nel 1978. Viene informato dal Tribunale dei Minori che suo figlio è stato dato in adozione. Dopo 13 anni, grazie all'aiuto di una televisione tedesca, ritrova suo figlio. Era un fogliettino piccolo, grigio, una semplice annotazione che la quaglia, la guardia, mi passò in cella. Dovevo leggere, prendere atto e ripassare. Allora lessi, presi atto e ripassai. Ma dopo la mia vita non fu più la stessa. Il tribunale per i minorenni mi aveva appena fatto sapere che il mio piccolo figlio sarebbe stato dato in adozione dall'istituto dove si trovava ad una nuova famiglia. Con la seguente motivazione: avrei fallito come padre in quanto l'avevo costretto a seguirmi nella fuga, mettendolo in grave pericolo, abusando così di lui. Secondo la legge della DDR non avevo più il diritto ad educarlo. Lo Stato lo doveva proteggere da me. Per garantire che ciò avvenisse, avevano trovato un'altra famiglia disposta a crescerlo come un figlio proprio. Fu uno shock, provai una sensazione terrorizzante, come se qualcuno mi imputasse un arto senza anestesia, come se qualcuno mi strappasse l'anima dal corpo.
Non sapevo che una cosa del genere fosse possibile nella DDR, non potevo mai immaginare che potesse succedere proprio a me. Immaginavo che le carceri di un paese socialista fossero molto diverse. Avevo sentito dire che i fuggiaschi rischiavano la detenzione, ma ero seriamente convinto che nelle carceri socialiste c'era delle strutture per i bambini. Solo in quel momento mi rese conto che le condizioni delle carceri di uno Stato rispecchiavano il livello di tolleranza della società stessa. Per quale motivo, quindi, avrebbero dovuto trattare i loro detenuti politici in maniera umana? Rimasi steso sul letto a pensare e pensare cosa potevo fare per far revocare l'adozione. Decisi di depositare una querela, anche se non ci sarebbero state molte speranze di rivederlo, mai più. Potevo pensare di non vedere mai più il mio piccolo figlio? Mi sembrava impossibile. Questa non poteva essere giustizia. Non solo punivano me, ma mentivano anche a mio figlio. Un bel giorno l'avrebbe scoperto. E i genitori adottivi lo sapevano, avevano mentito anche a loro, glielo hanno presentato come orfano. Il tempo è in grado di guarire le ferite, ma non le amputazioni. Soffrii tantissimo per questo dolore. Tutti quegli anni, finché non potei espatriare. Mio figlio, che mi avevano tolto quando aveva 4 anni, adesso ne aveva 17. La squadra di una televisione occidentale l'aveva trovato dopo alcune ricerche straordinarie. La DDR fu costretta a farlo espatriare a causa della fortissima pressione pubblica. Ma dopo tutti quegli anni la nostra relazione era diventata difficile. Gli agenti della Stasi gli avevano fatto credere che suo padre aveva tentato di ucciderlo e che questa era la vera causa della mia detenzione. Ci sono delle situazioni nella vita che non si possono capire, anche se seguono un'evidente logica. Perché gli uomini fanno determinate cose? Me lo son chiesto 1000 volte. Erano veramente convinti di dover tutelare un giovane solo perché il padre aveva intenzione di vivere in un posto diverso? Non sono riuscito a trovare una risposta. Chi me la poteva dare? Margot One, che era la fautrice di tutto questo, che ha preferito scappare in Cile da sua figlia e i suoi nipoti? Che bello avere i figli all'estero senza essere arrestati e detenuti e isolati e pensare che puoi scegliere di bere il tuo caffè con loro in un altro posto.